Ho rubato il gatto a Luca e adesso inizio a fare video anch'io. Com'è possibile cambiare e risolvere un problema in poche sedute? L'idea che la psicoterapia debba essere necessariamente un processo lungo è soltanto un'idea. È un'idea che è nata nei primi del Novecento, ma da allora ne è passata tantissima di acqua sotto i ponti. Già poco prima della seconda metà del Novecento, una serie di autori, di terapeuti, di psicologi, psicoterapeuti, psichiatri, iniziarono a studiare i modi per abbreviare i tempi della terapia. Così si inizia a parlare di terapie brevi, di studi che hanno dimostrato che è possibile ottenere dei cambiamenti, delle soluzioni, anche in poche sedute, anche solo una decina, ce ne sono un'infinità. Vanno descritti in libri come questo. E sì, forse anche alcuni di più. Com'è possibile ottenere questi cambiamenti? La sostanza è che cambiare non ha molto a che fare con lo scoprire le presunte cause nel passato. La memoria non è come un video di YouTube, riuscire a identificare le cause nel passato non è così semplice. Cambiare ha più a che fare con adottare dei modi di vedere e di fare le cose semplicemente diversi. Infatti è proprio quello che noi facciamo e il modo in cui percepiamo le cose a mantenerci in un circolo vizioso che alimenta il problema anziché risolverlo. Per fare degli esempi, chi ha l'ossessione di lavarsi continuamente le mani, se le lava, più lo fa e più continuerà a lavarsene in futuro. O le coppie che litigano di continuo stanno mantenendo il loro conflitto in vita. Oppure chi è insicuro ed evita tutta una serie di situazioni per questa sua insicurezza è proprio evitandole continua a raccontarsi io sono insicuro. Il terapeuta breve è quel terapeuta che ti guida a vedere e fare le cose in dei nuovi modi, togliendoti fuori dal tuo circolo vizioso e permettendoti di ottenere delle nuove soluzioni. Come diceva Proust, il vero viaggio di scoperta non sta nel visitare nuove terre, ma nell'avere nuovi occhi. Significa le stesse cose, vederle e farle in modo differente. Ciao e al prossimo video! Come diceva Proust, il vero viaggio di scoperta non sta nell'avere nuovi occhi, ma nel... No, invece sta proprio in quello che ti dicevo lì.